per l'emolumento che prende, lo stipendio, bla bla bla, e i premi devi giocare. Perché in questo momento dobbiamo salvare la stagione, che rischia di prendere una brutta piega, visto che abbiamo una classifica ancora molto positiva. Quindi nessuno va fuori rosa, questo è il momento in cui si deve giocare tutti, a maggior ragione se c'è della Credine, che a me non risulta, perché a me risulta che c'è stato un colloquio molto lineare, dove i toni non è vero che sono stati da polveriera, come qualcuno ha scritto, ma come è giusto che sia, si è fatto un attimo il punto sulla situazione. Quindi tutti compatti, perché non bisogna buttare la stagione a prescindere da voglio questo allenatore, non voglio questo allenatore, perché... Perché purtroppo questa è una città che è vittima, e quindi Massimo sarò sintetico, di quello che accadde 2070 anni fa. Tu ti ricordi, Massimo, che è successo 2070 anni fa? 2070? Non c'era, era... 70, 2071 anni fa più o meno. Era uscito un attimo, non si ricorda. Un certo Gaio Giulio Cesare Vipsaniano, sì, esautorò il Senato. No, nell'Edi di Marzo. Esautorò il Senato. Li mandò tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa. Molta gente pensa 2070 anni dopo di poter mandare via i presunti senatori colpevoli di non essere scesi in campo quando? Con lo Spezia? Ma dove le prendono queste notizie? Questo non è vero, perché noi possiamo contestare tante cose a Dzeko, ma sicuramente se uno non vuole scendere in campo non si presenta manco in panchina, se ti ha ammalato la mattina, c'ho la febbre, ti gira la testa. No, vabbè, diciamo che si presentò in panchina anche a Verona, però non diede la disponibilità. Però Verona era un'altra situazione, anche lo scorso anno si presentò, mi sembra, sempre a Verona in panchina, sempre a prima di campionato. Sì, ma perché ci stiamo focalizzando su sto fatto di Dzeko? Non capisco. Perché è importante smorzare da subito questa cosa. Ma io ce l'ho smorzata all'inizio, non hai sentito la mia apertura. Io a tutti sti bla bla. Allora, tutti sti bla bla bla, chiacchieroni, ma chi gli dà credito? Io mi inquieto con chi gli va presso e gli dà credito. Ci fanno i tavoli rotondi, i dibattiti. Un mese fa, e quindi mi ricollego a un presunto Giulio Cesare dell'informazione, che si sente tale, ma tale non è. Circa un mese fa sono cominciate, diciamo, è terminata la luna di miele fra la carta stampata e la famiglia Fettin, con un piccolo accenno di una piccola persona che per prima ha fatto un'osservazione, non so se ti ricordi, Massimo, ne parlavamo in privato. E quando questa persona ha cominciato a dire però si sbaglia questo, si sbaglia quello, non è ammissibile, disse testualmente, ha dato il là, lo spunto agli altri per dire seguitemi. Ecco, un mese fa è cominciato l'attacco che, a prescindere dalle battute che fate voi, 9 giorni fa, con l'inizio delle sconfitte, non è sembrato vero agli altri di poter prendere a spunto per attaccare la nostra Roma, alla quale noi ci dobbiamo cingere intorno in maniera determinata. Quindi alla fine di quel bel pistolotto educato che hai fatto tu adesso, in modo molto più io con molta più spontaneità, io diciamo la stessa cosa, che la stampa scritta è romana, la stampa romana scritta e parlata fa schifo. Vive solo di interessi personali, scrive per interessi personali, per simpatie personali, gruppi editoriali che vogliono una cosa invece di un'altra. E sono delle persone che io abborro, come dice quello tu, Piano Danelli. Ma loro gli è bruciato da anni. Ma l'ho detto prima, c'è chi si sente in seconda e in terza fascia, prima faceva, scriveva, chiamava chi gli pare, adesso non lo può fare più, e allora vomitano. Ma infatti adesso bisognerebbe fare una cosa molto semplice, proprio il contrario. Detto ciò che eventualmente io non ci credo, eventualmente fosse vero qualcosa di quello che si dice, altro che fuori rosa. Perché questi sono dipendenti pagati molto da una società, e a prescindere dalle simpatie o antipatie che possono anche avercele, io non ho conosciuto di allenatori antipatici a tutto uno spogliatoio, ma le partite vincevano uguale, hanno vinto pure i campionati, esatto. No, allora questo non mi sta, ma siccome io non ci credo, finisce la discorso. No, io voglio dire solamente una cosa, poi siamo sul bing del bong, velocissima, cioè dovrebbero fare adesso l'elenco di tutti quelli che stanno scrivendo queste cose adesso, e al tempo debito fargliele pesare quando è giusto fargliele pesare. Ma qualcuno non entra più a Trigoria da qualche tempo, di questi qua. No, ricordatelo. No,
Lo so, però bisognerebbe farle queste cose, bisognerebbe ricominciare a fare, a segnarsi queste cose. Tu hai detto questo, tu hai detto questo, tu hai detto questo. Il cantastorie. Non solo il cantastorie, perché ce ne sono stati io. Vabbè, ma il cantastorie che ti ho dato oggi è superato. È uno, ma quello che ha scritto un articolo. La Roma di Robben ha risposto. Un articolo pieno, zeppo di, si dice, voci, rumors. Non hai detto una cosa. Non hai detto una cosa vera, perché sono tutte voci. Non hai detto una cosa vera, hai fatto un articolo pieno di menzogne. Un articolo pieno di menzogne. Luciano Tedeschi ci saluta, Marco Casini anche a noi, a te, Giuseppe Cuverata, la Svizzera. Adesso stai lì un minuto che ritorniamo subito. Pepi, torniamo subito. Anche il fatto che poi escano fuori queste notizie, no? Quella che leggevi prima tu, del fatto che strappo totale tra Dzeko e Fonseca, Dzeko sarà venduto a gennaio, è uscita poco fa, Ma a parte non l'ho letta, per fortuna, ancora, però anche... Poi quale mercato? Esatto. Sul mercato di che? Di gennaio, adesso... Sì, ma chi, ma okay, a 7 milioni di... No, ma anche fosse, ma innanzitutto, ma chi te l'ha detta questa cosa? E poi... In 10 giorni la Roma chi prende al posto di Dzeko? Perché la Roma non può prendere un giocatore di secondo piano al posto di Dzeko. La Roma deve prendere un giocatore, ecco, alla Milik, alla Belotti, alla giocatore di quel livello, e non lo puoi prendere in 10 giorni. Comunque, quindi, domani, anche volendo, domani è una giornata chiarificatrice per molte cose. Sì, sicuramente. Perché domani, ma non tanto per la partita, perché ci mancherebbe pure che non si impegnano. No, poi succede lo schifo davvero a Trigoria. Io non faccio la trasmissione, ci vado pure io, ma non è quello. Mi sono piaciuti i tifosi della Roma che hanno scritto. No, ti giuro che vado pure io, mi dassero la diffida. È stato bello il doppio striscione di tifosi della Roma che prima hanno detto, dopo il derby, tirate fuori le palle. Poi dopo la partita con lo Spezia abbiamo capito, non ce l'avete le palle. Ecco, detto ciò, domani. A prescindere dal risultato, a prescindere dalla prestazione, a prescindere da quello che ti pare a te, desidererei, mi auspico, spero che ci sia una bella risposta da parte di tanti giocatori della Roma, esatto, con la loro presenza. Capito? Mai capito? Sia quelli in campo che quelli non in campo. Ecco. Io mi scuso, ma data la giornata, per me la giornata è cominciata con un messaggio che poi ho girato a Massimo, l'avevo preso. Non me l'hai girato questo? Sì, ti ho inoltrato l'immagine. Non giri il testo, anche per privacy. No, è scritto solo un inizio sereno, ho letto. Io parlavo di stamattina quando del menzioniere. L'abbiamo presa, allora è fatta. Poi dopo non ho avuto modo né di sentire, perché oggi abbiamo avuto un incontro. Ma chi parli di Allegri. Sì. Le proprietà. del giornale che l'aveva scritto. Ah, i Fre vogliono Allegri. Io voglio una Bentley scappottata. Io voglio Lewandowski, lo dico all'inizio trasmissione. Purtroppo non potevo sentire né quello né la conferenza stampa, quindi mi ero perso tutto questo mattino. Invece un bel messaggio che sembra, quasi fatta. Abbiamo preso il giocatore che sembrava che invece la Val d'Aosta ormai c'era sopra, già l'aveva mandata a Benevento. Pensa quello a Dallas, e hanno detto: guarda, che deve andare a Benevento. Ma che è Benevento? Dove sta Benevento? Sindaco Mastella? No, non ci va Benevento. E quindi comunque a Roma in prospettiva ha fatto un buon acquisto. Secondo me vediamo. Reynolds. Bart Reynolds. L'americano si chiama. Non è l'americano, quando lo vuole a Roma è diventato americano. No, l'americano. In senso dispregiativo, improvvisamente c'è stava la Juve sopra. No. Allora hanno cominciato ma manco quello siete riusciti a prendere. È l'americano come è l'americano McKennie. Perché è americano pure McKennie. McKennie pure, non, però non pare di no. No, non è americano. No, è brasiliano. È brasiliano. Gli arbitri di domani si sanno? Gli arbitri di domani si sanno adesso, però mi hai colto e preparato perché domani l'arbitro non deve contare nulla, guarda. Esatto, l'arbitro non deve contare nulla. Domani non conta né arbitro né VAR, conta solo la Roma. Esatto, domani era più il VAR che mi aveva creato un po' di perplessità, però io ancora in privato aspetto invece l'arbitro in realtà è Pairetto. Tanto speriamo che non piova, perché comunque per me la pioggia è sempre qualcosa che ci arbitra un figlio d'arte Pairetto. Però ho visto, insomma, che anche papà famosissimo, la triade. Papà famosissimo, molto simpatico. Anche se ha avuto un regalo, un bel Rolex d'oro da parte di qualcuno che era amico tuo. Sì. Accidenti. Che scandalo. Che scandalo, lasciamo stare, andiamo avanti. Quell'anno comunque l'Inter regalò
in bilancio e sì, no, ma gli altri hanno fatto anche molto anche di loro... più, eh. Sì, sì, anche ma me che vuol dire? E me che c'è? Che cosa c'entra? No, no. Tu vai a dare, tu vai a dare un Rolex d'oro a un arbitro che ti ha fatto perdere uno scudetto. No, era un po' a tutti, diciamo che noi eravamo. Senti, fa una cosa, non mi fa, già sono avvelenato. Se mi fa finire la trasmissione, mi inquieta ancora esatto. di più. Cambia discorso. No, è perché poi devi cambiare discorso. No, per fare così un po' inquietare. Come... Io ho aperto il discorso dei Rolex. No, aspetta, aspetta. No, no, è nato perché Pairetto, Pairetto arbitro. Ho detto figlio d'arte, figlio d'arte. Sì, finisco il trio delle meraviglie. Perché anche a Bergamo l'abbiamo regalato. Aspetta, Daniele, c'è anche Abisso Quarto Uomo e VAR avanti. Ma non ce bisogna ricordarli. Allora forse non hai capito la mia battuta di prima, era riferita a lui il Rolex d'oro. A Bergamo. A me, ma giustamente gli hanno dato il Rolex d'oro. Stiamo ancora a parlare del gol di Turone, però gli danno il Rolex d'oro. Capito? E gli altri Tudor. Perché vuol dire Avar? Avar sarebbe l'assistente del VAR. Avar. Ah, sì, ah, ce l'hai la stecca, assistent VAR. Stecca a stecca. No, assistent VAR sarebbe assistent VAR. Ci sentiamo lunedì. Ciao Daniele. Forza Roma. Ciao, ciao. Ciao. Ringraziamo tanti oggi tanti fratelli che ci hanno scritto, ci hanno seguito, ci hanno chiamato. Bene. Noi ci aggiorniamo a lunedì. Che gioia vera. E niente, noi solo due cose, a parte Forza Roma, domani ci deve essere una bella risposta non soltanto dalla squadra in campo, sì. ma anche da tutto quello che sta intorno alla squadra. Parlo dello spogliatoio, parlo di tutti quelli che io stanno. Parlo a tutti i livelli, anche della dirigenza, della proprietà, sì, vorrei un bello spirito di gruppo, vorrei dei giocatori nuovi, vorrei uno spirito di gruppo, è come sempre, è come sempre, ieri, stasera, domani, soprattutto dopodomani e per sempre, solo due cose. Forza!